Podcast. Giovanni Soldini che ha il telefono con noi, buongiorno Giovanni. viva Giovanni Soldini. E a proposito di grandi sfide, Giovanni Soldini ne sta per affrontare un'altra. Di che cosa si tratta, Giovanni? Raccontaci tutto. Beh, sì, è una sfida un po' particolare, diciamo. È un viaggio simbolico che faremo a partire dal 25 aprile tra Genova e New York. Con una barca che si chiamerà I Love Barolo Grana Padano. Fantastico! Iscrivimi. Che vuole portare le eccellenze italiane, alimentari e non, anche all'estero. E poi in questo viaggio verranno un sacco di personaggi, persone così che hanno fatto delle cose, uomini di cultura, grandi imprenditori, eccetera. E cercheremo di scrivere 7 mosse per l'Italia. Fantastico, quindi questa non sarà una traversata in solitaria, ma sarai accompagnato appunto da delle personalità che ti aiuteranno quindi a trovare... A trovare 7 idee per il nostro paese. Per cercare di migliorarlo, certo. Ovviamente poi bisognerà vedere, sarà molto divertente perché ovviamente sono tutte persone già d'accordo fra di loro. Ma dai, quindi una ciurma incredibile, no? Composta da scrittori, editori, manager, imprenditori, matematici. Ci puoi fare qualche nome? Chi ti accompagnerà in questa avventura? Ma non lo so, adesso sono tantissimi, per cui non so, c'è Baricco, vabbè, Farinetti, che è quello che si è inventato Italy, che è un po', diciamo, l'anima di questa avventura. E poi non so, c'è Lella Costa, c'è Giugua. Beh, insomma, siete un bel gruppo. È bene ricordare che ovviamente l'idea, insomma, ce ne stiamo parlando con Giovanni Soldini, è quella di uscire dalla crisi, una piccola rivoluzione nei comportamenti, insomma, no? Una biopolitica che è al centro la qualità della vita, soprattutto, giusto? Sì, diciamo che l'idea è proprio di cercare di fare delle proposte perlomeno che servano a far discutere, no? Perché poi comunque questa cosa vuole coinvolgere le persone. C'è un sito che è www.7mosse.it dove la gente può partecipare e soprattutto dire la sua, per cui i temi affrontati sono un po' tutti i temi della vita insieme, per cui da l'organizzazione politica, come migliorare insomma tutto ciò che ci circonda. Quindi tutti possono partecipare andando sul sito www.settemosse.it e ovviamente scrivere la loro proposta, il loro suggerimento. Certo che deve essere fantastico essere in mare aperto, guardare le stelle, mangiare anche molto bene e parlare di tutti i grandi temi che ci circondano. Secondo me verrà tutto benissimo. Ma io spero, perché io sono convinto che comunque in mezzo al mare la natura ti rimette un po' al tuo posto, no? quindi è un ottimo luogo per pensare. Giovanni Soldini, il re della vela, buona traversata e grazie naturalmente. Buona giornata, grazie Giovanni. Grazie.